Siamo al Collegio Raffaello di Urbino, di fronte all'ingresso della Sala Serpieri, dove si tiene la conferenza stampa di presentazione di Biosalus il prossimo 5-6 ottobre nel centro e in tante location di Urbino. L'ideatore di Biosalus è mio marito, Antimo Zazzaroni, e quando lo ha messo in atto nel 1995, la prima edizione, non gli credevamo nessuno, nemmeno in famiglia, che potesse essere una realtà. Poi fin dalla prima edizione si è rivelato un successo di pubblico molto molto forte, molto interessante. Sì. La chiave del successo di Biosalus, secondo me, è l'anima che ci mettiamo dentro. Cioè, Biosalus è un evento culturale, non è una fiera, si svolge in una piccola città che è un gioiello, in un ambiente storico che sono ambientazioni storiche che sono gioielli. Biosalus può avere senso solo in questo contesto, perché promuoviamo cultura. Quale cultura? La cultura del benessere con la B maiuscola, la cultura della prevenzione primaria, la cultura del prendersi cura della propria salute, di se stessi, ma non solo, degli altri e dell'ambiente. È questa parola, imparare a prendersi cura, che è la chiave di tutto. Quest'anno, oltre ai consueti appuntamenti che da calendario abbiamo in Piazza della Repubblica, Collegio Raffaello, Borgo Mercatale, Corso Garibaldi e Piazza delle Erbe, si aggiungono due importanti iniziative che sono sicuramente l'area Kids, Biosalus Kids, un'area totalmente dedicata al mondo green dei bambini nel Collegio Internazionale Piazza San Filippo, e quest'anno avremo ospiti anche il Distretto Nazionale delle Reti dei Distretti Bio, che porterà Bio in Tour. Quindi avremo sempre più proposte dedicate al mondo del biologico, sempre al Collegio Raffaello, con masterclass e degustazioni di vini biologici e prodotti bio di tutto il territorio nazionale. E oltre alla sezione culturale ricchissima, c'è una sezione dedicata ai momenti o di svago o comunque di intrattenimento. Allora, partiamo magari da India, paese ospite, che caratterizza il Biosalus 2024, e quindi per gli appassionati dell'India oppure chi vuole conoscere qualche aspetto insolito, abbiamo organizzato un concerto con sitar e tabla. Quindi sitar è la chitarra classica indiana, il tabla le percussioni. Poi abbiamo anche una esibizione di danza classica indiana, e quindi qui c'è tutta la sapienza e la poesia della spiegazione anche delle movenze, della gestualità. E poi una cosa un po' più, diciamo, mondana, che si vede adesso anche in televisione, che va di moda, il Bollywood Dance, quindi queste danze collettive, e magari sarà possibile coinvolgere anche il pubblico. Poi, rimanendo sempre legati all'India, paese ospite, ricordiamo, chi vuole regalarsi un bel massaggio ayurvedico trova la sala dei trattamenti ayurvedici, e ancora conferenze comunque a tema. Una chicca che abbiamo portato, perché siamo alla 15ª edizione, ma è la prima volta che affrontiamo questo argomento, la pulsologia indiana, non so se la conoscete, penso sconosciuta ai più, e quindi imparando, comunque ascoltando il battito cardiaco nel polso radiale, racconta in maniera poetica anche qui, o comunque fantasiosa, poi ognuno trae le sue conclusioni, si può ascoltare il benessere della persona, quindi ascoltare questi fiumi sotterranei di energia e capire se siamo in equilibrio o in disequilibrio. Da questa città, che ha dato chiaramente, da dove è nato il Rinascimento, oggi noi pensiamo di poter essere il luogo dove si può ridare un nuovo rinascimento, che è un modo diverso di vivere. Ormai tutta Europa, tutto il mondo ne parla e vuole andare in questa direzione. Noi abbiamo tutte le carte in regola per fare il capofila di questo modo, e quindi Biosalus rappresenta questo. E per fortuna Antimo Zazzaroni, che diciamo l'ideatore da 18 anni fa, perché poi è stato fermo 3 anni per la pandemia, però aveva pensato a questo fatto, al fatto che questa città possa essere capoluogo del benessere, e chiaramente è stato un po' il pioniere, ma oggi è ancora più concreto, tutti quanti noi ci crediamo. Vi aspettiamo tutti a Urbino, nel centro storico, 5-6 ottobre. Tutti i dettagli su www.biosalusfestival.it, con un ricchissimo programma di eventi. Trovate anche tante anticipazioni sui nostri canali social, sia Facebook che Instagram, e ricordo che la manifestazione è ingresso gratuito. Vi aspettiamo.